Sabrina Capone Mandoi ha inaugurato il suo quartier generale a Galatone. Numerose le presenze sia di personalità politiche, del mondo dell'associazionismo e cittadini. Tutti hanno potuto ascoltare una nuova figura politica che si propone all'elettorato per le prossime consultazioni regionali. Sabrina Capone Mandoi, già giornalista, oggi è un funzionario di banca, ma la sua attenzione è rivolta ai temi più scottanti che interessano la collettività pugliese. Ma appena le liste saranno ufficiali ci sarà una linea comune. Ovviamente ognuno di noi, ciascun candidato, ha una sua idea di quello che è il tema della propria campagna elettorale. Io ho usato come slogan difendi ciò che ami, non a caso ho voluto con me la mia gatta, quasi a significare l'amore, insomma, per gli animali, per la natura, e alle spalle un olivo. Insomma, in questo momento penso che il mio manifesto parli da solo. La Giunta Vendola nella Regione Puglia nelle due legislature ha fatto delle cose ottime, molte cose sono state, insomma, forse un po' trascurate. Quello che penso è che probabilmente dopo la Puglia 1.0 dobbiamo andare verso la Puglia 2.0, riprendere ciò che di buono è stato fatto e fare per bene quello che, insomma, è stato un po' lasciato da parte per ovvi motivi, insomma, tutto non si può fare.